domanda nel particolare, non dico io, non mi sembra che questo non è la sede, chi ha dei problemi è disabile al 100%, non riesce più a utilizzare il bagno di questa loggia. Questa loggia ha bisogno di essere sistemato per fare sì che lui possa fare il bagno, la doccia, perché ho mandato un'email circa un anno fa e non ho mai ottenuto né una risposta né positiva né negativa. Io adesso sfrutto questo momento per dirlo, perché mi sembra anche una mancanza di sensibilità visto l'argomento trattato. Io non so dire se sia fattibile o non è fattibile, però questa mail qua c'era tanto di progetto di un architetto, c'era scritto che era pieno carico dell'inquilino, quindi venivano richiesti i miei rimborsi e niente, si chiedeva solo il permesso scritto di poter fare questo. Questa sera chiedo a lei se può farsi carico di interessarsi, magari di ciclo di mail anche lei. Non è possibile, però assolutamente sì. Assolutamente sì, perché per quello che le dicevo prima, in questo momento sto dicendo, posso mandare questi mail? Sì, assolutamente sì. Se lei prende, assolutamente sì. Sono una cosa, se c'è una possibilità, se le cose sono tutte fatte nella maniera corretta, non sto chiedendo di fare cose. Non ho inteso quello. Quello semplicemente era da me è anche conosciuta perché sul sito è proprio tutto mantenito. Io capisco, però avevo un presente in quel momento e mi ha dato adesso che non posso scuotere per gli altri, ovviamente secondo me si stessa. Magari state girando la bici per la ragione del mondo, non scarichi su nessuno. Però è quasi un anno che attendo una risposta. Mi sembra una mancanza di sensibilità anche per il problema, mi sembra abbastanza importante. Due cose sono la mia medica esiste come medica ufficiale ovviamente professionale per la propria cultura. Esiste la PEC che No, per farti arrivare la medica lo trovo, il modo, non è quello il problema. La domanda era se era una cosa fattibile poter arrivare a una soluzione, magari a una risposta. Una risposta di cui io ho Posso intervenire, scusatemi. Allora, da quanto mi risulta, perché nel passato è successo ancora io, non facevo consigliere comunale, alcune persone anziane che sono diventati disabili, hanno chiesto da dei quali avevano magari la vasca e non potevano fare sopra il compagno, hanno chiesto ortici di poter magari mettere appunto il piatto doccia che veniva insomma in fondo queste persone disabili ed è stato fatto. L'unica cosa che ti chiedeva ATC è che dovevi solo pagare il boss doccia. Allora io qui ho però sul resto ho scritto che avremmo pagato il conto. No, ma sul resto mi risulta che è ATC, ma questo non abbiamo chiesto nessun denaro. È successo su alcuni anziani e ha provveduto a farlo. Ho capito, Presidente, però quale ho un'email di circa un anno fa. Certo, no, su quello che anche ancora la risposta. Ho capito. Questa persona è ancora lì, e ancora ha dei problemi per lavarsi, un ragazzo giovane. Quindi senza dire assolutamente della persona, dove abita? Che zona è? Adesso poi le giro i miei, non abbiamo detto il discorso, non vorrei andare. Volevo fare un intervento congiunto. No, volevo fare una domanda sul tema, solo per una domanda. Fai la domanda, Sara. Perché mi ricordo che sono una volta per cui se c'è una morosità colpevole o se con gli interventi comunque non esiste, non posso rispondere, ho un caso da una risposta generale, che può essere della morosità. No, nel senso che è meglio specificare questa cosa di sì. Perché non tutti lo sanno, se c'è una morosità colpevole magari non è stato risposto a questo signore. Ma se avessi avuto questa risposta lo sapevo, Sara. Cioè, io non ho detto che vabbè, la domanda la domanda era avere una risposta o positiva o negativa. Sì. Vabbè, la domanda l'ha fatta niente, questo era un peso. E
qua, poi le girerò l'email, se ci sarà la possibilità, poi mi darà una risposta positiva o negativa, però l'importante è avere almeno una risposta. Perché non per difesa di nessuno, le domande tecniche, nel senso delle richieste di manutenzione, è meglio, perché così ognuno se ne tiene anche la responsabilità, che vengono indirizzate alla struttura. C'è un servizio malato, c'è un morte, c'è un servizio di manutenzione, c'è un call center. Perché così arrivano immediatamente alla persona che ha la responsabilità di rispondere. Ok, dai, grazie per questa precisazione. Niente, poi l'ultima cosa, poi la lascio avanti un attimo, si vede che hanno fatto domande da fare. Ci sono inquilini, sempre che hanno nel PC, che mi segnalano che ci sono, che hanno, diciamo, il sospetto fondato che ci siano appartamenti che si collegano, diciamo, elettricamente ai contatori contatori scale e servizi, diciamo. Perché si fanno la domanda, perché queste persone qui hanno contatori staccati e come fanno a avere la luce in casa. Esiste un controllo su questa cosa, perché sennò le poche persone che pagano vengono affossate ancora più. Io adesso non so dire se è vero, sono vero, non sono contrario, mio. È una domanda che vanno. Però accade ed è comunque facilmente visibile, perché l'allaccio abusivo ha un contatto, non può che avvenire al contatore delle luci scale, soprattutto come un ministero, diciamo, c'è un filo, e poi viene portato su. Io non sto solo in ufficio, vado anche in giro, le vedo queste cose, si vede immediatamente. E si vede immediatamente e normalmente viene segnalato. Quando viene segnalato, noi andiamo con un nostro elettricista e stacchiamo il contatore. Quando viene segnalato comunque ce ne si accorge, no? Non sempre solo, andiamo con il nostro elettricista e stacchiamo la sussia. Sì, non si preoccupa, non è strettamente necessario andare sotto il contatore, si può anche attaccarsi una scatola di rilevazione sulle scale, non è che uno va... Se diventa difficile vederlo, diventa difficile... No, non è tanto difficile, perché secondo me, io adesso il lavoro faccio l'elettricista, magari su questo tema sono anche un po' più ferrato, faccio di professione, se ci sono 4-5 appartamenti che hanno un contatore staccato, che hanno tombato, che hanno tolto la bolletta o quant'altro, e queste persone alle finestre hanno la luce accesa, basta andare al contatore di servizio, passare, e se si spegne la luce in corrispondenza, diciamo, alle sezioni del interruttore, è ovvio che da qualche parte stanno creando la luce. Non discuto quello che dice lei dal punto di vista tecnico, non so cosa dire. So che internet di... Io volevo solo sapere comunque se c'è un controllo, se è a richiesta. A richiesta interveniamo noi con il nostro elettricista. Va bene, ringrazio tutto. Grazie Presidente. Grazie Commissario. Prego Assessore. Ma volevo chiedere, mi scusi, noi sappiamo che voi per la vita, no? Volevo sapere se in questa fattispecie voi effettuate quello che dovrebbe fare, cioè la denuncia per sottrazione di energia elettrica in modo abusivo, perché è un reato. No, il furto di energia è un reato. Esistono delle denunce, non sempre viene fatta la denuncia. Comunque sappiamo che è un reato, quindi dovrebbe a volte la sua grazie. Penso che dinanzi a situazioni di questo genere. Magari uno va a forzare persone che magari sono già al limite delle loro spese, però sicuramente se fanno già dei controlli che sono già sul pezzo. Sono certo che vengono svolti diversi. Comunque sempre sotto sotto come segnalazione. Non so se ce ne accorgiamo, anche per la sicurezza, a volte ci sono mille. Vediamo degli allaci che sono pericolosi. Grazie. Sì, la risposta, se posso parlare del Presidente, non è che mi soddisfa tanto, perché a volte lo facciamo, ogni altra volta no. Si fa sempre la denuncia, perché comunque se c'è un reato va fatta la denuncia. Sì. Se no, forse mi avesse espresso male, a volte. Non
fate in maniera tempestiva quando avete a conoscenza del caso. Perfetto, la ringrazio. Si era prenotata la commissaria Paloni, l'altra volta, era l'elenco, non so se vuole ancora intervenire, no. Se no c'è il commissario Strozzi che voleva... Ma due domande dirette al dottor Montella. Innanzitutto ritorno sul piano che avete sottoscritto con ASA e anche visto per quanto riguarda le decisioni del verde, i risultati che avete chiamato un po' di intesa con il carcere che da parte vostra non è stato sottoscritto, nel senso che avete dato un percorso, ma poi non vi siete fatti più vedere. Volevo sapere se questa decisione del verde, visto che la composizione è in essere quella che avete stipulato, ci sono qui articoli che fanno riferimento anche alla governatrice del carcere, se dalla mia ultima volta che siamo incontrati arriva adesso si è dato seguito a questa prospettiva solo di sistemare le piante, perché ci sono criticità di piante ormai da UTC che devono essere votate, però voi avete firmato la convenzione e non avete dato seguito. Questa è la mia prima domanda, vorrei sapere se dall'ultima volta che ci siamo visti adesso questo protocollo di intesa va avanti o avete intenzione di disattendere quello che avete sottoscritto. Detto questo, la tua domanda riguarda il rinnovo dei contratti. La di locazione. La DC di Novara è fino al 2011 i contratti sono più determinati. Adesso la DC di Novara propone un piano quinquennale, 5 anni, un rinnovo di 5 anni. Propone. La domanda è questa, però mi risulta, poi lei mi darà naturalmente la risposta e spiegazione, che a livello regionale 5 anni di contratto, perché mi sono creato io questo protocollo di 5 anni non viene fatto, ma faccio una domanda a lei, io chiedo spiegazioni a lei, io pongo le informazioni agli altri, poi lei mi risponderà naturalmente. A Torino mi pare che i contratti di 5 anni non sono previsti per quanto riguarda le DC, mentre a Novara sì. Fermo restando che io sono dell'avviso che i contratti di 5 anni sono rafforzativi per i morosi, quindi la mia non è la città. La mia sicuramente è, io dico una cosa, visto che gli strati non vengono eseguiti, sono convinto che con 5 anni chi paga, da loro non si è più rafforzato nel fatto che per 5 anni non viene rinnovato il contratto oltre lo strato. Quindi da questo punto di vista mi viene perfettamente d'accordo. Ma quello che voglio sapere io, se è a livello regionale o se è a livello regionale questa proposta di 5 anni. E posso dare risposta su questi cantieri che non sono ancora avviati, ma sono delle vie che necessitano la concessionaria, quindi adesso che la concessionaria è un fatto molto grave sia per la salute dei cittadini che degli arenali, e queste piante in quest'anno non sono state votate. Volevo sapere se avete intenzione di mettere mano una volta per tutte alla potatura delle piante che sono di competenza della PC e non sono di competenza del Comune. Grazie. Sulla seconda mi faccio. Non è assolutamente una proposta, un obbligo. È la legge regionale che ha modificato il contratto a tempo indeterminato, ha contratto a tempo determinato in città. Io sono assolutamente certo che tutte le ATC del Piemonte quando rinnovano i contratti, rinnovano per 5 anni. La legge per competenza dello dico dice che 5 anni, non è che dopo 5 anni il contratto si chiude, dopo 5 anni vi è obbligatorietà del rinnovo del contratto per ulteriori 5 anni, a meno che non ci siano le condizioni che non impediscono supero le morosità fatte da questa persona. Però assolutamente non è una proposta per quello che mi ha riguardato in secondo caso, ma è un obbligo da parte nostra, quando viene a scadere il contratto, che è stato rinnovato per 5 anni, e quando viene ad scadere in termini dall'entrata in vigore della legge che ha previsto questa cosa, perché per tutti i contratti si è qua di presso del lavoro, dopo l'entrata in vigore della legge, sono periodo di 5 anni, passato quel periodo devo essere ritrovato per 5 anni automaticamente, col tempo determinato. Posso vedere sul privato, no, ma io ho detto che mi trovo praticamente d'accordo. No, ma è un rafforzativo sulle morosità, perché visto che le morosità sono molto soddisfatti, il fatto di non avere più un contratto rinnovato delle morosità è un rafforzativo sui morosi. Sì. Questo lei trova, era soltanto la precisazione che richiedevo se veniva svolto sul territorio regionale. Assolutamente, non posso assicurare frequentando anche Torino. No, ma era la precisazione, quindi le mie informazioni sono superate da questo risposto, perché credo che poi confermo quello che mi dà, credevo, però giustamente, visto che ci sono persone più presenti, giusto che
assolutamente così. E sulla caratteristica? Poi questa convenzione è sottoscritta, però non è data seguito. Vorrei capire perché. Rammarica un attimino e che andando poi a controllare anche perché ha fatto anche dei scontri sul consumo di questo condominio, che sono 8 anni che in questo condominio l'acqua continua a aumentare nei confronti dei condomini gemelli, per questo poco come persone siamo lì. Quindi dico, in 8 anni che voi avete fatto un esperimento, come la volta non ha altro modo di poter non ricavare sulla fattura, contestare una fattura perché non c'era in mano, io ripeto, abito in un condominio, ogni 3 mesi c'è il condominiale, con l'acqua, se vede che c'è un consumo eccessivo d'acqua, la prima cosa che faccio è portarlo con l'amministratore, se mettete voi gli amministratori, se mi mandate un conguaglio dopo 2 anni, questo è successo anche nel 2014, perché c'è stato già un conguaglio nel 2014, dopo 2 anni io non ho niente da contestare. La data non la riceve, mi ha risposto, guarda, per fare un reclamo sono tempo 60 giorni. L'inquilino, grazie che mi ha arrivato, l'inquilino non ha la possibilità neanche di poter fare questo tipo di operazione. E abbiamo verificato, adesso appunto Giorgia chiederà diciamo, suo responsabile di poter effettuare questo nuovo collaudo, invece queste nuove valvole di fare ancora una successiva prova, però c'è un consumo eccessivo appunto d'acqua che si verifica dopo anche questa parte. Mi chiedo, l'amministratore ha la nuova regione, non mi siete mai accorti di questo. Se il condominio A, B, C e D sono uguali e per sapere come inquilini e abitanti sono uguali, le fatture sono diverse, non mi sorge il dubbio che ci possa essere un stesso contatore piuttosto che una perdita sull'acquedotto e quindi chiedere all'acqua nuova regione di fare l'intervento. Credo che sia abbastanza semplice. Questa è una domanda che faccio io personalmente, ma anche a nome degli inquilini appunto di quel comprensorio. Sì. Prima sulla conoscibilità. Sì. Ben vero che quindi non vedi che non vedi per il conguaglio, adesso devo conguaglio a tutti gli stessi disciplina. Però il consumo dell'acqua per quella stagione, quando gli mandiamo il conguaglio, la persona la vede. Viene ripartito. Viene ripartito, ma viene anche il consumo complessivo. Viene da noi e vede le bollette. Può vedere le bollette. Quando, se fu qualitato, è ritardo dalla consultazione nostra di un anno, quando ci si accorge che prima di portato cento, poi dopo 200, quindi presumibilmente con la nuova, con una perdita, con un affondamento, comunque se lo prova con questo conguaglio qui, rettificando il consuntivo che su questo per cui c'è la possibilità di vedere la bolletta che esiste, magari l'altra volta si dice non vediamo quello che spendiamo con luce e gas, no, quando arriva il conguaglio la persona che viene lì può vedere la bolletta riferita a quel pezzo, dove si verifica sicuramente un anno e mezzo dopo o 2 anni dopo che c'è stata una perdita, interveniamo e rettifichiamo la cosa. Siamo usciti con 15-16, su alcuni fabbricati ne abbiamo menzionato almeno di 2, non siamo usciti perché abbiamo fatto il consumo nuovo in maniera autonoma, abbiamo verificato che se non parlavamo al centro, ci siamo fermati un attimo e rettificati. Sono parzialmente soddisfatto, ma si è messo a dire comunque in commissione sia il consiglio perché ripeto, l'amministratore dovrebbe essere, anche perché poi nelle case popolari ci sono delle persone che anche non sanno neanche cosa vuol dire, magari non sono anche in alfabeto, non sanno neanche leggere questa roba qua. Quindi l'amministratore dovrebbe essere molto più attento, specialmente quando ci sono queste persone anziane che vanno tutelate, persone con handicap abbastanza gravi. Quindi accetto parzialmente la sua risposta. L'unica cosa che non vi ho detto l'altra volta, vi chiedo di essere più sensibili a questa situazione, stare più accorti, tra virgolette, perché ripeto, in 8 anni questo consumo eccessivo d'acqua, solo in quel condominio lì, non se ne è mai accorto nessuno, e 26 cili era un giorno, sapete che il signor Riesco, ve l'ho detto più su volte. Quindi vi chiedo un controllo maggiore, ma su tutte le proprietà della direzione, perché
non si potrebbe avanti su queste cose. Ringrazio, io gli do la parola da Contartese, Commissario Contartese, prego. Grazie Presidente. Buongiorno,